Buongiorno a tutti, grazie per essere qui a questo incontro delle lezioni di storia in cui parleremo del libro. Libro che è un tema diciamo, ampio, affascinante, come suggerisce anche il titolo di questo incontro, Dalla carta al web, il futuro del libro. Naturalmente non usciremo da qui con delle certezze su quale sarà il futuro del libro, ma insomma, ripercorreremo un po' il percorso insomma, che il libro ha fatto fino ad oggi e le prospettive future. Lo facciamo con due autori, sono Alessandro Martimagno alla mia destra e Gino Roncalli alla mia sinistra, che questo territorio del libro l'hanno percorso in modo felice con i loro libri, analizzando l'uno il passato e l'altro diciamo così il futuro. Qui si può dire che si incontrano su un terreno che è quello del presente, che dove questi due sistemi, il libro cartaceo e il libro digitale, convivono forse anche più pacificamente di quanto inizialmente si poteva pensare, perché 10-15 anni fa, quando si è cominciato insomma, a parlare di ebook, c'era molto, molto timore che il libro digitale insomma, avrebbe costretto diciamo così, il libro cartaceo a scomparire. Sicuramente insomma, in questo momento la platea diciamo, dei lettori, anche degli addetti ai lavori, è ancora abbastanza divisa, insomma, ci sono gli apocalittici, ci sono gli ottimisti, nostalgici, gli entusiasti, e risalire un pochino alle origini o comunque fare un po' di storia è anche importante per capire, per cogliere le sfumature dell'oggi, anche perché il libro appunto non è un oggetto statico, ma è qualcosa che è una specie di mosaico che si compone di molte tessere che spesso insomma ne cambiano la figura complessiva. Parlare del libro, che sia libro cartaceo o ebook, significa anche parlare del mestiere dell'editore, che è uno dei temi insomma, fondamentali del libro, anche perché la nascita insomma, del libro ha rivoluzionato il nostro modo di guardare il mondo, è il luogo in cui il pensiero è diventato moderno. Quindi insomma, l'idea è chiedersi un po' nell'epoca di internet e della rete come cambierà la fruizione dei libri, quali conseguenze avrà questa nuova fruizione anche sulla nostra visione della realtà. Vi presento i nostri due ospiti, che appunto sono Alessandro Marzomagno, che è veneziano, laureato a Ca' Foscari, è stato anche giornalista, cronista del Diario e autore di molti libri, tra cui insomma, il più recente è L'inventore dei libri, dedicato a colui che si può dire abbia in qualche modo inaugurato il mestiere dell'editore in Italia, Aldo Manuzio. Ricordiamo solo che insomma, è stato Manuzio a stampare nel 1499 il Polifilo, che è tuttora insomma, l'oggetto del desiderio di ogni bibliofilo, un meraviglioso volume con bellissime tavole xilografate. Gino Roncalli invece è filosofo, è stato allievo di Tullio Gregori, si può dire che è stato uno dei primi, forse se non il primo, a riflettere diciamo così, sull'importanza, insomma, sul fenomeno della rete, sull'influenza insomma, della rete nel libro, e ha pubblicato per lui molti volumi, per la terza in particolare io ricordo La quarta rivoluzione, Selezioni sul futuro del libro e L'età della frammentazione, che adesso mi sembra sia stato riedito con un'aggiunta. Insomma, io partirei da una messa a fuoco, diciamo così, anche storica del libro e delle sue evoluzioni, partendo appunto da Manuzio, che è appunto il primo editore inteso come imprenditore che stampa i libri e che ha un progetto editoriale anche preciso. Quindi inizierei con Alessandro Marzomani, per poi passare la parola a Gino Roncalli, che invece ci parlerà di un'altra rivoluzione, che è quella appunto del digitale, magari ricordando alcune tappe fondamentali. Quindi lascio la parola a Alessandro.
Sì, grazie, grazie, buongiorno a tutti e a tutti, grazie di essere qui. E, sì, Aldo Manuzzi è quello che ci ha dato il libro come lo conosciamo noi oggi. È stato un grande rivoluzionario, è stato un personaggio che ha influenzato il nostro modo di leggere, ma anche il modo di fare libri, appunto, come hai giustamente detto, è considerato il primo editore della storia, perché non è stato il primo a stampare libri. Parliamo, ha cominciato a stampare nel 1494, quindi insomma una quarantina d'anni dopo, 39 se non sbaglio i conti, dopo Gutenberg nel 1455, quindi si è inserito in questo filone, ma è stato il primo intellettuale, un uomo molto colto, un signore che conversava normalmente in greco antico e che aveva una linea editoriale, no? Cioè, un'idea precisa di cosa stampare. Ha cominciato con i classici greci in greco, idea modernissima, leggere in lingua originale. È sorprendente la modernità di Aldo Manuzzi, adesso non riusciremo a dire tutto ovviamente, ma le sue idee sono attuali, sono concetti che sono qui ancora oggi, come appunto leggere in lingua originale con un'introduzione senza commenti, spogliare il libro, togliere tutti questi apparati che ci stavano, che venivano dall'epoca dei manoscritti. Tanto ho sbagliato la parola apparati, perché invece di apparati li inserisce, perché per esempio inventa l'indice, è il primo che pubblica un indice, il primo a pubblicare un frontespizio, quindi il nome dell'autore, titolo, marca editoriale, inventa il logo, insomma un sacco di cose. Ma quello che forse, visto che stiamo parlando appunto di futuro e di prospettive, quello che forse ci interessa di più in questo momento sottolineare è il modo di leggere, il concetto di lettura, perché Aldo Manuzzi cambia l'approccio e da Aldo Manuzzi in poi si comincia a leggere per passatempo e si comincia a leggere per piacere, e questo è stato il grandissimo cambiamento. Prima di lui i libri erano grandi, quasi sempre, si leggevano appoggiati, i formati in foglio, per chissà cosa sia, comunque diciamo un lato di circa 50 cm, in altezza 50 cm, si leggevano appoggiati a un leggio, si leggeva a voce alta, spesso qualcuno leggeva per qualcun altro, pensiamo alla situazione classica del refettorio di un monastero, di un convento, dove un frate o un monaco legge a voce alta per i confratelli. Con Aldo Manuzzi si cominciano a leggere libri piccoli. Nel 1501 utilizza questo formato che in precedenza era usato solo per i libri religiosi, per stampare i classici. Quindi libri piccoli, libri portatili, li chiamava tascabili, nel concetto è quello, che si leggono nel tempo libero e nell'intimità, e quindi si legge in silenzio. Ecco, noi oggi leggiamo così. Noi oggi leggiamo come ci ha insegnato Aldo Manuzzi. E ovviamente, per tornare al tema poi dell'incontro e di tutte queste giornate, non aveva la più pallida idea che 500 anni dopo avremmo continuato a usare questa sua innovazione, no? Quando ha utilizzato questo formato, lo ha fatto appunto per cambiare il modo di leggere, per vendere di più, perché era anche un editore a tutto tondo, cioè quindi era un intellettuale, ma era anche un imprenditore molto attento al profitto, quindi doveva far quadrare i conti, quindi doveva vendere di più, e quindi utilizza questo formato, utilizza anche un nuovo carattere, il corsivo, che ha inventato pure quello, ma insomma adesso non parliamo, perché se no andremo troppo lontani. Ecco Gino, invece cosa è successo poi con il libro digitale? In che modo sono cambiati i connotati del libro? Quali sono stati, diciamo, i momenti fondamentali di questa rivoluzione? Perché questa è stata una rivoluzione. Allora, io direi che abbiamo già toccato due temi che sono centrali anche nell'affacciarsi verso il futuro. Uno è quello della forma libro, che è un elemento di tradizione, ma anche che ci portiamo dietro da Manuzzi, da tutta la lunghissima storia dell'organizzazione della forma libro come modalità di organizzazione delle informazioni. E sostanzialmente la forma libro è la forma della complessità. No,
noi trasferiamo da una generazione all'altra, ma anche da una persona all'altra, informazioni strutturate, complesse, e il libro è stato il canale principale di trasmissione nel tempo e nello spazio di informazioni strutturate e complesse. Poi può essere una complessità, diciamo, argomentativa, può essere una complessità narrativa, la costruzione di mondi possibili narrativi, ma il libro è il luogo della complessità, la forma del libro è uno strumento di organizzazione della complessità. E quindi quando ci interroghiamo sulla rivoluzione digitale, uno dei temi centrali è se, in che modo, il digitale, che di per sé è solo un formato di codifica delle informazioni, non è un particolare tipo di dispositivo di lettura, un particolare tipo di organizzazione dei contenuti, di per sé il digitale è solo una modalità per codificare informazioni. Già oggi un libro stampato oggi è in realtà un libro che probabilmente è stato scritto in digitale, immaginato in digitale, è un testo elettronico appoggiato su carta per la lettura. Quindi in che modo il digitale interviene sull'evoluzione della forma libro? Questo è un primo tema di grande interesse. Il secondo tema di grande interesse è come cambiano le modalità di lettura. E io direi che da questo secondo punto di vista, noi per tanto tempo abbiamo considerato la rivoluzione digitale come qualcosa che riguardava innanzitutto i supporti, quindi libro elettronico, oppure la possibilità di integrazione multicodicali, di interattività. Questi elementi ci sono, sono interessanti, se meglio dopo ne parleremo. Ma quello che è cambiato per prima cosa, già oggi, anche per chi legge tradizionalmente un libro normale su carta, è quello che c'è intorno alla lettura. Quella che una volta era la dimensione dell'intertestualità, la capacità di ogni libro di rimandare ad altri libri, ecco, oggi automaticamente il lettore ha nel suo orizzonte la rete, legge magari un libro tradizionale su carta, trova un riferimento a un personaggio storico e lo va a cercare su Wikipedia, trova un riferimento a un luogo e va a guardare mappe o fotografie, trova un riferimento a una musica e l'ascolta, cioè anche il più tradizionale dei lettori è come se avesse sempre intorno al libro non solo una volta la biblioteca degli altri libri, ma questo spazio di rete in cui andare ad approfondire, ad ampliare, ad allargare la lettura, a volte anche con elementi distrattivi naturalmente. Però questa presenza della rete nell'orizzonte, nello spazio informativo del lettore oggi, direi che è uno dei cambiamenti più rilevanti. In questo momento sicuramente più rilevante questo tipo di cambiamento dei cambiamenti nella forma libro, direi. Questo mi fa venire in mente un altro tema, che è quello della condivisione, che forse appunto prima Alessandro faceva riferimento al fatto alla lettura nel silenzio del libro. Non è più così probabilmente, oppure ancora il libro richiede questo silenzio? Che tipo di condivisione c'era prima del libro digitale, che adesso appunto costruisce anche delle comunità anche in rete? Sì, beh, diciamo che la lettura ha fatto comunque continuare a essere un fatto intimo, no? E quindi poi dipende un po' da come ognuno di noi la affronta. Ma direi che è un fatto personale, a meno che appunto poi non si legga per studiare, no? Quindi è un altro aspetto della lettura. Per esempio, per me una cosa che mi ha aperto degli orizzonti, che ho arrivato alle cose, è stato appunto incontrando degli studenti, il solito tema, libro elettronico, libro di carta, no? Allora, questi studenti, spesso devo dire che anche i giovani continuano a dichiarare di preferire il libro di carta, e che ovviamente non è anzianto il piacere. Ma cioè, perché questi ragazzi dicono, perché nel libro elettronico è difficile saltare i capitoli? Perché effettivamente dipende dalla fruizione. Il punto è un romanzo si legge dall'inizio alla fine, quindi comincio a leggerlo, arrivo alla fine ed è indifferente. Ma un libro che si studia non è detto che lo si debba leggere tutto, perché magari si leggono dei capitoli, si leggono delle parti, no? E il libro di carta ancora risulta più comodo per questo fine rispetto al libro elettronico. Quindi insomma dipende molto da come lo usiamo e da qual è il fine della lettura. Una cosa che volevo dire, che è un po' laterale rispetto alla tua domanda, ma che secondo me è interessante, erano le resistenze che ci
sono sempre state, perché le innovazioni non sono mai dolori, no? E quindi c'è sempre qualcuno che si oppone, anzi, spesso la maggior parte delle persone si oppone. Allora adesso chi ha la mia età, io sono ovviamente molto più vecchio di voi, ma chi ha la mia età dice: ah, come si può rinunciare al profumo della carta, al profumo dell'inchiostro, al fatto di entrare nella libreria e sentire l'odore, no? Che effettivamente fa parte dell'insieme del libro. Beh, insomma, quando c'è stato il passaggio dalla tradizione orale alla scrittura, più o meno lo stesso, no? Gli eredi non volevano che si scrivesse, e sostenevano che soltanto la parola poteva tramandare la cultura. Quando c'è stato il passaggio dal manoscritto al libro a stampa, e siamo appunto un po' prima di Aldo Manuzio, ma siamo sempre in quel periodo lì, alla fine del XV secolo, all'inizio del XVI, e gli amanuensi non erano mica tanto contenti. E c'è un'invettiva meravigliosa di un monaco che scriveva, che accusa la stampa di essere prostituta, meretrix, perché corrompe le buone lettere. Ecco, quindi voglio dire, insomma, sono tutte cose già viste. Ovviamente che si sbagliavano quei signori, no? Si sbagliavano gli aerei, si sbagliavano gli emanuensi. Adesso non sappiamo come andrà a finire, vedremo. Sì, ogni rivoluzione, diciamo, porta con sé le proteste. Invece, Gino, questo tema della condivisione con il digitale, quanto conta? Ma io direi, per un verso, la lettura è sempre stata qualcosa di personale nel momento in cui leggiamo, soprattutto quando leggiamo appunto contenuti organizzati, con testi strutturati. Nel momento in cui leggiamo siamo da soli davanti al testo. Però la lettura è anche sempre stata un'attività sociale, nel senso che prima di leggere, come mai ci è capitato in mano un libro da leggere? Qualcuno ce n'ha parlato, abbiamo detto una recensione, ce l'ha regalato qualcuno, cioè, e questi elementi, diciamo, di contorno sociale della lettura, che ci sono prima, ci sono dopo, perché finiamo di leggere un libro e immediatamente ne parliamo con qualcuno. Questa non è i canali attraverso cui costruiamo questa socializzazione della lettura sono diversi, e sicuramente in rete tutto il fenomeno del social reading, quasi mai se ne può parlare, è un fenomeno che sicuramente organizza anche in forme nuove questo tipo di socialità attorno alla lettura. Però la lettura ha sempre avuto questa doppia veste, una veste personale che richiede anche concentrazione, spazi protetti. C'è un libro molto bello di Roberto Casati che si intitola Contro il colonialismo digitale, non è un libro contro il digitale, ma è un libro sull'importanza della protezione degli spazi e dei tempi della lettura. E credo che Casati abbia ragione in questo aspetto di necessità di protezione, e l'ecosistema digitale spesso è invasivo. Questo direi che è uno dei problemi per cui l'ecosistema digitale è ancora giovane rispetto all'organizzazione effettiva di un buon contesto anche di supporti e di organizzazione del testo. In un certo senso io credo che noi in digitale siamo un po' in quel quarantennio tra Gutenberg e Manuzio, cioè sappiamo che oggi che è possibile organizzare e costruire libri elettronici, che ci sono supporti per libri elettronici, ma le forme di organizzazione del testo elettronico sono ancora molto legate alla tradizione della stampa e sono ancora, direi, per molti versi inefficienti rispetto allo stesso uso del libro su carta. Pensiamo soltanto alle annotazioni, alle sottolineature. Certo, si possono fare anche in digitale, ma è una cosa che teoricamente ha delle potenzialità enormi, perché testo e annotazioni sono separati, potrei scambiarmi con un'altra persona solo le annotazioni, vedere proiettata sulla mia copia digitale del testo le annotazioni di qualcun altro. In teoria si possono fare cose notevoli, in pratica solo adesso cominciano a diffondersi libri elettronici con lo stilo per poter prendere annotazioni in mano, ancora sono poco efficaci, non ci sono degli standard condivisi e sicuri, non siamo sicuri che le nostre annotazioni a un libro sopravvivano nel tempo. Per tante operazioni, io mi occupo tanto di libri elettronici, ma tendenzialmente preferisco leggere su carta, ancora chi viene a casa mia, cioè, diciamo, in tre posti diversi, una biblioteca di più o meno 30.000 volumi, quindi molto impegnativa da gestire, diciamo, da tutti i punti di vista. Chi viene a casa mia dice: ma tu ti occupi di libri elettronici, fermi dei ripopoli, perché ancora adesso per molti versi i vantaggi della carta sono forti. Nell'aspetto appunto relazionale, comunicativo, sociale dell'intorno della lettura, invece la rete è entrata in maniera molto più decisa.
tema appunto della stampa, ha a che fare anche con il fatto, forse ve lo chiedo, insomma, che appunto la stampa nasce, diciamo così, al servizio del libro, mentre la tecnologia digitale fa parte di un sistema molto più ampio, in cui il libro è soltanto una minima parte. E quindi forse è anche questo, no, che fa temere, che in parte appunto spiega quello che tu stavi dicendo, ma che anche fa temere così, che il libro possa scomparire. Sì, probabilmente sì, diciamo che appunto l'ecosistema digitale è un ecosistema molto più ampio rispetto al solo ambito della lettura, e anche solo l'elemento della multicodicalità, dell'interattività, introduce da un lato delle possibilità, delle potenzialità nuove. Io prima ho citato un libro molto tradizionale, molto bello, ma molto tradizionale, come quello di Roberto Casati. Se volete dare un'occhiata ad alcune cose che si possono fare già oggi in digitale, anche utilizzando solo del testo, senza bisogno di elementi multimediali, eccetera, c'è un libro secondo me molto interessante che sono le poesie elettroniche di Fabrizio Generandi, che ha costruito un libro di poesie con tutta una serie di caratteristiche. Per esempio, alcune poesie, gli aspetti più intimi, personali di quelle poesie si aprono, la poesia si apre nel sonnino notturno, si possono leggere solo tra le 3 di notte e le 7 del mattino, in altre ore voi leggete una versione più breve della poesia, e questo è un esempio. Non, però alcune di queste cose sono effettivamente delle sperimentazioni interessanti, curiose, delle potenzialità enormi ci sono anche in una costruzione del testo più dinamica per certi versi. Robert Dalton, che è un grande storico, è anche una persona che è stato direttore di biblioteche, diciamo, di altissimo livello negli Stati Uniti, è una persona che ha una grande familiarità anche con la forma libro nella sua forma tradizionale, già diversi decenni fa, alla fine degli anni 90, proponeva delle forme di organizzazione del testo che capaci di sfruttare un pochino questa maggiore dinamicità e quindi di avere un testo astratto, cosa che in parte è un'espansione di una cosa che c'è già nel libro tradizionale, perché pensiamo agli apparati di note, pensiamo a un'edizione critica che spesso ha già due apparati di note diverse, le note strettamente legate alla ricostruzione filologica del testo e le note critico-interpretative o storiche. Ecco, in digitale questa cosa si può ampliare, però credo che i limiti che ci sono ancora negli strumenti di fruizione hanno reso molto più lenta di quanto non si fosse pensato inizialmente l'esplorazione delle potenzialità elettroniche. Sì, tra l'altro ti correggo parzialmente, perché la stampa, certo, è correlata al libro, ma non solo. È che il libro è quello che ci rimane, ma la stampa a caratteri mobili ha comportato un'enorme produzione di fogli volanti, che sono andati quasi tutti perduti, perché ovviamente erano fogli volanti. E noi non ci rendiamo conto bene delle dimensioni di questo fenomeno. L'altro ieri, 7 ottobre, c'è stato il 450° anniversario della battaglia di Lepanto, io sono di Venezia, per cui ovviamente potete immaginare, no? Tutte le celebrazioni, anche molto stupide, devo dire, che ci sono state, ma la battaglia di Lepanto era stata combattuta per salvare l'isola di Cipro, che non è stata salvata perché è stata conquistata dagli ottomani, ma quello che ha comportato un'enorme eco propagandistica, e l'Europa intera è stata letteralmente invasa di fogli volanti, di scritti d'occasione, di poesie che celebravano questa enorme vittoria navale contro gli ottomani. Per cui dal punto di vista propagandistico, dal punto di vista pratico militare non è servita a nulla, dal punto di vista propagandistico invece è stata un'enormità, e con una produzione di foglia stampa di cui oggi non ci rendiamo ben conto. E lo stesso è accaduto per la riforma protestante nel 1525, nei paesi di lingua tedesca, insomma, nell'area luterana, c'è stata una riproduzione a rotta di collo di fogli volanti che riproponevano le tesi riformate da un paese all'altro, quindi da tipografia a tipografia, no? Si riprendeva, si ristampava, si ampliava con un meccanismo assolutamente virale. E anche questo della viralità, che noi oggi riteniamo legata all'elettronica, al computer, in realtà esisteva già.
E questi due episodi del 500, no, 1525-1571, ci dimostrano che la viralità non è un fenomeno nuovo. Certo, era più rara, perché insomma ci dovevano essere eventi di portata di enorme portata, come appunto la riforma protestante o la riforma di Lepanto, per diventare virali. Certo, non bastava una signorina che si faceva le foto su Instagram, però voglio dire, io trovo molto interessante che poi alla fine si ripropone tutto, no? E tutto quello che oggi a noi sembra assolutamente nuovo, mai visto, invece poi in realtà c'era già con delle modalità diverse. Sì, poi appunto questo tema dei fogli volanti mi fa venire in mente la frammentarietà della rete, no? Questo è il tema della frammentazione, secondo me è un tema molto interessante, perché molto spesso diciamo, e ha ragione, insomma, è una tesi che sostengo anch'io, che oggi la testualità digitale è prevalentemente granulare, breve, frammentata. Pensate ai messaggi di stato sui social network, agli articoli sui siti web, ai post, alle messaggini WhatsApp, cioè c'è un'enorme frammentazione dei contenuti e prevalgono nell'ecosistema digitale contenuti brevi e granulari. Questa però appunto non è una novità. Noi abbiamo cominciato a scrivere con contenuti brevi e granulari. Se noi andiamo a guardare gli archivi di Ella, di Amarna, non è che troviamo i romanzi all'inizio, troviamo la tesi oggi più accreditata sull'edizione della scrittura e quella delle Quintales, cioè tavolette del ciottoli d'argilla con contrassegni utilizzati per scambi commerciali. Progressivamente si comincia a usare la scrittura anche per trasmettere altri tipi di contenuti, ma inizialmente se voi andate a guardare sono lettere, trattati politici, trattati commerciali, invocazioni agli dei, cioè testi relativamente brevi. I testi più lunghi si costruiscono con il tempo, molto spesso recuperando tradizioni dell'oralità, l'epopea di Gilgamesh, la stessa tradizione di costruzione del testo biblico. C'è una progressiva costruzione di complessità, ma partendo da una forte granularità. In parte questo è successo anche con la rivoluzione gutenberghiana, nel senso che effettivamente, certo, si è cominciato a stampare immediatamente anche nei libri, ma c'è stata un'enorme produzione di fogli volanti, prima si parlava appunto di questa diffusione progressiva delle tipografie legata appunto alla rivoluzione protestante, alla guerra dei trent'anni. Nel periodo della guerra dei trent'anni l'Europa è stata devastata, in questa Europa devastata dalla guerra dei trent'anni, quelle che hanno proliferato sono state le università e le tipografie universitarie. Le università sono aumentate paradossalmente, le università per esempio in territorio tedesco durante la guerra dei trent'anni, e all'interno dell'università ogni università aveva la sua tipografia con cui stampava i propri libri, stampava gli inviti alle discussioni delle tesi di laurea, stampava in poche copie le tesi di laurea delle... Cioè c'era effettivamente un tipo di produzione testuale che è molto più ampia rispetto a quello che noi immaginiamo soltanto in un arco di 500, diciamo, cioè abbiamo un'immagine molto di una certa tradizione legata alla forma libro, ma non c'è solo questo. Non so se avete presente l'almanacco Barbanera. Barbanera hanno un archivio impressionante nel corso del tempo. I fogli volanti appunto è molto difficile, pochissimo si conserva giustamente. Loro hanno un archivio bellissimo in cui sono conservate tutta una serie di cose legate a queste produzioni testuali diverse dalla tradizionale stampa del libro canonico, e visitare quell'archivio fa una certa impressione proprio perché si trova una forma di e arrivano in parte fino, pensate, negli anni 60 ancora in edicola si vendevano i foglietti con i testi delle singole canzoni del Festival di Sanremo. Cioè c'è un tipo di produzione curiosa, poi gli oroscopi, l'oroscopo nella pallina, insomma, ancora quando io ero bambino, ancora c'erano anche queste tipologie qui, e anche oggi ci sono tante forme di testualità stampata che non sono necessariamente legate alla forma libro. In digitale bisogna progressivamente recuperare, accanto a questa frammentazione, che la granularità non è che scompare o sparisce, perché noi spesso usiamo anche contenuti granulari, però c'è un problema di recupero della complessità. Questo secondo me è un tema che è legato anche al futuro del libro digitale.
Cioè, quindi la frammentarietà non è intrinseca, diciamo così, alla digitale. Non è una caratteristica intrinseca del digitale, che ripeto, è solo un formato di codifica dell'informazione, posso codificare in digitale senza nessun problema un tweet di 250 caratteri, pure quella è pace. Non, dal punto di vista un video di 20 secondi, un TikTok o una storia Instagram di 20 secondi o un film di 5 ore, ormai non abbiamo più quel tipo di problemi che magari c'era all'inizio con i contenuti più pesanti. Ormai anche un video 4K di lungo possiamo gestirlo tranquillamente in digitale. Tra l'altro mi hai fatto venire in mente, parlando della granularità all'inizio, quando dicevi di questi contenuti che di carattere commerciale, no? E quindi utilitaristico, che quello che è conosciuto fino a... Io sono un po' monomaniaco con Venezia, questo potete intuirlo, ma è quello che è conosciuto come il primo periodico, 1580. Venezia era esattamente una striscia di carta che aveva scadenza periodica, che veniva legata alle merci che venivano spedite, con informazioni commerciali, con le quotazioni, è un bollettino, insomma, potrebbe essere, no? E d'altra parte il Times, quando è nato, in prima pagina aveva annunci commerciali, non aveva notizie. Ecco, e quindi questo, anche questo direi che è molto interessante, perché riprende dei moduli che poi insomma, che si sono tramandati e sono meno male arrivati fino a noi. Nel tuo libro c'è una cosa interessante che riguarda un po' la promozione commerciale, no? Tu dici che Manuzio era un autentico genio della vendita di se stesso, dei propri prodotti, quindi quello che appunto anche qui, quello che consideriamo, no? Il marketing editoriale contemporaneo, già lui lo faceva. Sì, assolutamente, infatti è un altro aspetto della sua modernità che io trovo sensazionale. Insomma, questo marketing si sviluppava sotto diversi aspetti, utilizzava soprattutto le dediche e le lettere prefatorie come strumento di diffusione dei propri libri. Oggi a noi le dediche sembrano una banalità, no? Invece al tempo non lo erano, perché comunque il libro era un oggetto raro, non è come adesso. Noi adesso possiamo, entriamo in una libreria, abbiamo decine di, in una grande libreria, insomma, abbiamo decine di migliaia di volumi. Se entriamo in una biblioteca, vediamo proprio centinaia di migliaia, e ce ne sono talvolta milioni. Ecco, ovviamente all'inizio del XVI secolo non era così, il libro era raro, per cui dedicare un libro a un personaggio significava gratificarlo, e se era il personaggio giusto, poi diventava a sua volta un influencer, cioè un moltiplicatore di questo libro. Quindi Aldo Manuzio era molto, molto attento a utilizzare questi sistemi, ma secondo me poi la genialata più grande che ha avuto è stata quella di stampare dei libri in carta azzurra. Era abbastanza normale ai tempi che le tirature avessero poi una parte l'edizione avesse una parte della tiratura magari stampata con carta più preziosa, oppure in pergamena, no? Le edizioni per i principi, per i regnanti venivano tirate in pergamena, che era molto molto più costosa e insomma più prestigiosa. La carta azzurra invece costava esattamente tanto quanto la carta bianca, quindi non c'era nessun aumento di costi di produzione, ma semplicemente essendo una tiratura limitata poteva venderle a prezzo più caro. Ecco, quindi anche questo mi sembra come intuizione di marketing che sia stata assolutamente attuale, questa cosa dell'esclusività, prodotto esclusivo, che è un termine che un po' ormai è inflazionato. Beh, insomma, appunto, un imprenditore. Sì, ma infatti era un imprenditore completo, un imprenditore molto, molto attento, insomma, è diventato, questo è un aspetto che non è più attuale. Nel 500 con i libri si facevano i soldi, adesso no, nessuno fa soldi con i libri, però, voglio dire, non si diventava ricchissimi, cioè commerciare spezie era più redditizio che stampare i libri, però insomma era un'attività che comportava dei buoni margini di profitto. E infatti nel 500, che è il periodo di transizione di Venezia, no? che smette di essere una potenza commerciale, comincia a diventare qualcos'altro, l'attività di
stampa dei libri era la più importante insieme alla produzione del sapone, perché in questa Venezia era la capitale dell'editoria e del sapone in quel tempo, che non serviva per lavarsi, perché non si lavavano, serviva per lavare la lana, ed erano delle vere e proprie attività preindustriali in qualche modo, no? Per cui sono le principali attività economiche di Venezia all'inizio del Cinquecento, sono la stampa e il sapone. La promozione nel digitale è cambiata, cioè ha cambiato anche la promozione dei libri? Sì, questo sicuramente, proprio perché, come abbiamo detto, l'intorno della lettura, quello che c'è intorno al lettore, anche al più tradizionale dei lettori, è un ecosistema dell'informazione in cui la rete ha un ruolo molto importante. E quindi non c'è dubbio che oggi uno dei meccanismi principali di scoperta del libro da leggere, del libro da comprare, sia anche la rete. Non è un caso che praticamente tutte le case editrici ormai abbiano figure professionali specifiche che lavorano alla promozione dei libri sui social network, quindi questa componente c'è sicuramente, ed è una componente che dal punto di vista commerciale funziona abbastanza. Aggiungerei anche un altro aspetto, che è quello del filtraggio collaborativo. È un campo in cui Amazon, che ha tanti difetti da tanti altri punti di vista, diciamo, per chi ama i libri, Amazon ha degli aspetti abbastanza inquietanti e preoccupanti, però per altri versi ha messo in campo dei meccanismi che sono interessanti. C'è molta paura, oggi quando si parla di algoritmi si tende subito a vedere anche l'aspetto negativo, in certi casi di rischio, in certi casi c'è la dittatura dell'algoritmo, però per altri versi gli algoritmi che per esempio sono capaci, come gli algoritmi di filtraggio collaborativo, che sono capaci di suggerire libri analizzando comportamenti di lettura su grandi numeri e quindi individuare i comportamenti di lettura più simili ai miei e suggerire dei libri, questo ha una potenza commerciale, una potenzialità commerciale anche di, tecnicamente, in rete si chiamano termini inglesi di discovery, ma appunto la scoperta che effettivamente è notevole, a me capita in continuazione di avere dei suggerimenti di libri. Una volta si diceva il libraio, nessuno ti potrà mai suggerire un libro come un libraio. Il libraio ha moltissime virtù ed è molto importante come figura da tanti punti di vista, ma io devo dire oggi i suggerimenti di lettura che mi arrivano attraverso il filtraggio collaborativo in rete, quindi attraverso questo tipo di algoritmi, sono impressionanti. Quindi però il libraio non ci suggerirebbe mai i nostri libri, cioè, perché Amazon mi suggerisce di comprare i miei libri, quindi mi è vero, c'è questo doppio elemento, cioè Amazon tende a suggerirti i libri che sono simili a te. Da questo punto di vista è uno strumento straordinario, però anche quell'aspetto della serendipity, anche qui spesso si dice appunto il libraio, camminare in libreria, scopri dei libri, eccetera. Adesso gli algoritmi tengono conto anche degli elementi di serendipity. Se uno va a guardare i suggerimenti, trova molti suggerimenti che sono tagliati su di te e suggerimenti che sono tagliati su di te indirettamente, cioè è la serendipity di altri lettori simili a te che hanno scelto delle cose in campi diversi, è un po' inquietante. Io sono il primo a continuare ad andare molto volentieri in libreria, nelle librerie fisiche, scopro sempre delle cose un po' diverse rispetto a quello che mi dice la rete, però la capacità di questi algoritmi di diciamo, individuare cose che ti potrebbero interessare ormai anche fuori dai tuoi aspetti proprio di strettissimo interesse, a volte fa una certa impressione, forse fa anche un po' paura, però una certa impressione la fa. In generale, indubbiamente, questo intorno della lettura condiziona anche i meccanismi di promozione e di acquisto. Sugli ebook invece in particolare, io scrivo sul Corriere della Sera, mi occupo di editoria, mi ricordo che appunto 10-15 anni fa, quando è cominciato il fenomeno ebook, c'era veramente molta preoccupazione tra gli editori. Poi invece si è visto che l'ebook nel mercato editoriale è cresciuto in modo molto marginale rispetto alle libri carta, e anche negli Stati Uniti, dove invece era partito con grande forza, c'è stato un po' un ritorno al libro di carta. Vi siete dati delle spiegazioni, insomma, perché? Io credo che in parte questo sia legato, e qui entriamo proprio nel campo delle caratteristiche fisiche dei dispositivi di lettura, no? Il libro su carta, c'è
sono una famosa osservazione ripetuta più volte da Umberto Eco, lui diceva è un oggetto ergonomicamente perfetto, paragonare il libro al cavatappi o al cucchiaio. Noi non possiamo avere tutta l'evoluzione che vogliamo, ma se vogliamo fare un cucchiaio, qualcosa per portare dei liquidi alla bocca, siamo condizionati da come siamo fatti fisicamente, dalle dimensioni della nostra bocca, dal fatto che quello è un liquido, è difficile inventarsi qualcosa che non sia un cucchiaio. Il libro è un caso, secondo me, un pochino diverso, perché se noi facciamo uno scalo archeologico, troviamo cucchiai romani che sono identici, cioè cucchiai di legno che si ritrovano in alcuni strati dove il legno spesso non sopravvive, ma in situazioni in cui sopravvive, noi troviamo cucchiai di legno che dovrebbero essere identici a quelli che abbiamo adesso in cucina. Ecco, per il libro non è proprio così. Se noi facciamo uno scalo archeologico, non troviamo il legato nella forma in cui, o il volume legato alla forma in cui lo conosciamo oggi. Il libro ha una sua evoluzione tecnologica. Gutenberg, lo stesso Manuzio, ci sono degli elementi di evoluzione tipografica, ma ci sono anche degli elementi di evoluzione tecnologica nella storia del libro. I libri elettronici, i dispositivi per la lettura di libri elettronici oggi, sono sostanzialmente tecnologicamente identici a come erano quando sono usciti questa generazione di dispositivi di lettura intorno al 2007-2010. Il primo libro su carta elettronica simile ai Kindle di oggi, per dire, o ai Kobo di oggi, era del 2007, un lettore di Sony, e il primo tablet, diciamo, con iPhone e i tablet Apple, siamo intorno al 2010-2011. C'è stata una certa evoluzione tecnologica, i libri su carta elettronica di oggi, o Kindle di oggi, è un po' meglio del Kindle del 2010, ma questa evoluzione è stata veramente limitata, minima. Non abbiamo per esempio ancora un dispositivo su carta elettronica in cui il bianco sia veramente bianco e in cui si possano usare bene i colori. I reader a carta elettronica a colori, ne esiste qualcuno, i colori sono tutti slavati, questo dipende da un limite tecnologico intrinseco. La carta elettronica, immaginate una cartelletta di plastica, diciamo due strati sottili di plastica con in mezzo un liquido veloso in cui ci sono delle microsfere bianche e nere caricate positivamente e negativamente. Quando io voglio costruire una pagina tipografica faccio emergere i caratteri in nero sullo sfondo in bianco. Siccome faccio emergere lo sfondo in bianco, i caratteri in nero e lo sfondo in bianco, siccome sotto lo sfondo in bianco rimangono le microsfere nere e le sferette sono sferette, cioè hanno degli interstizi tra l'una e l'altra, la carta elettronica sembra sempre grigiolina, come se fosse una carta, diciamo, riciclata patinata, perché un pochino del nero di sotto filtra sopra, e questo è un limite intrinseco di quella tecnologia. Quando io provo a fare microsferette colorate, il fatto che sotto filtri un pochino del colore delle altre microsferette rende i colori molto slavati. Finché usiamo questa specifica tecnologia, abbiamo dei limiti intrinseci e io credo che questo contribuisca anche un po' a spiegare la lentezza nello sviluppo dei dispositivi. Lo sviluppo dei libri elettronici è stato sempre un po' a scalini, un primissimo scalino con i primissimi dispositivi, ma erano ancora cristalli liquidi, erano intorno al 1998-2000, un secondo scalino intorno al 2010-2012-2013 e i libri elettronici sono passati dal 2-3% al 20-25% del totale negli Stati Uniti, in Europa un po' indietro, ma insomma siamo su cifre, diciamo, mediamente sotto il 25%. Ma molto dipende dalle caratteristiche fisiche. Come dicevo, di per sé il digitale è solo un meccanismo di modifica delle informazioni. Noi potremmo avere dei libri elettronici digitali, ma MIT hanno fatto delle sperimentazioni di microsfere digitali che si muovono sulla carta. Il sostrato è la carta. Cambia semplicemente il fatto che l'inchiostro è un inchiostro digitale anziché l'inchiostro. Si tratta di capire che strada prenderà la tecnologia e anche un pochino di influenzarla, perché non è solo una questione, cioè il determinismo tecnologico è un altro rischio, no? Sono strade che noi influenziamo anche con le nostre scelte, però io direi che una delle ragioni per cui il libro elettronico non ha avuto questo sviluppo così esplosivo è il fatto che è una tecnologia che ha ancora moltissime limitazioni. Però sono in molti casi limitazioni tecnologiche, teoricamente superabili.
Una mia amica libraia, piccola editrice, mi raccontava che nel 92-93 aveva partecipato a un convegno dal titolo Il Cirom ucciderà il libro. Nel frattempo è morto il Cirom. Ecco, questa, guardare la sfera di cristallo è sempre complicato, no? Bisogna vedere cosa viene fuori, cosa sviluppa la tecnologia. Tu leggi in digitale? Io no, leggo su carta e tornando a quello che era stato detto all'inizio, l'unica funzione davvero superiore che ogni tanto mi fa andare sui PDF è la funzione cerca, perché lì se devo cercare un elemento, cioè, ovviamente è molto più facile che non sfogliare un libro di carta, però diciamo che leggo in digitale solo quando sono costretto, perché magari sono edizioni fuori commercio, quindi non si trovano più, e allora me li scarico il PDF e lo leggo sull'iPad, tra l'altro, perché non ho questi ammendicoli invece specifici per la lettura, però comunque preferisco leggere il libro di carta, ma io non faccio testo, cioè, perché faccio parte di una generazione che è nata ed è cresciuta con la carta. Devo dire però che appunto quando ho a che fare anche con ragazzi giovani vedo che comunque la carta gode, continua a godere di popolarità, non è che la stiamo abbandonando. Sì, sì, infatti non c'è stato insomma quel superamento che a un certo punto si temeva. Vorrei fare solo una breve considerazione da parte vostra insomma sulla scuola, il digitale e la scuola, magari Gino. Perché digitale e biblioteche sono i due aspetti di cui anche tu ti occupi. Sì, il rapporto tra digitale e scuola diciamo, è una galassia di discussioni, di tematiche estremamente complessa, che naturalmente con la situazione che si è venuta a creare con la pandemia ci sono state ancora altre tipologie di discussione, che spesso sono legate più che al digitale in sé, al tipo di uso emergenziale che si è dovuto fare di certi strumenti digitali a scuola durante questo periodo. Però quello che credo sia un tema molto importante da tutti i punti di vista è quello delle biblioteche scolastiche. Noi in Italia siamo uno dei paesi meno dotati al mondo di biblioteche scolastiche. La biblioteca scolastica ha una funzione essenziale, non soltanto come un punto di incontro con la forma libro, che abbiamo detto è la forma della complessità, dell'organizzazione strutturata e complessa delle informazioni, ma anche una funzione insostituibile per quello che riguarda la capacità della scuola di rispondere agli interessi personali delle studentesse e degli studenti. Nei paesi che hanno risultati migliori, noi ci lamentiamo spesso che l'Italia è abbastanza indietro in molte di queste classifiche legate ai test PISA, competenze di literacy, quindi lettura, scrittura e anche le competenze diciamo numerico-matematiche. Spesso l'Italia è dietro. Quando si vanno a guardare i paesi che sono posizionati più in alto, si è parlato tanto di paesi nord europei come la Finlandia, di altri casi come il Canada, di anche di alcuni casi paesi asiatici come Singapore o la Corea del Sud, che hanno sistemi scolastici che danno dei risultati molto alti. Ovviamente è sempre problematico capire che tipo di misurazioni fare, come misurare la qualità del sistema formativo. Però ci sono questi sistemi formativi diversissimi l'uno dall'altro, perché tra i meccanismi con cui funziona la scuola in Corea del Sud o a Singapore e come funziona la scuola finlandese, cioè, sono meccanismi completamente diversi, sono diverse le organizzazioni delle materie. In Finlandia quasi non c'è il libro di testo nella forma che conosciamo noi. In Corea del Sud o in Singapore c'è il libro di testo unico statale, cioè sono molto diversi come meccanismi. Quello che hanno in comune è innanzitutto un forte riconoscimento sociale della scuola. L'insegnante è considerato una figura sociale di prestigio. E poi, altro aspetto fondamentale, le risposte alla domanda vai volentieri a scuola, e quindi c'è un tasso di risposte molto più alto da parte delle studentesse e degli studenti. E quando gli si chiede perché vanno volentieri a scuola, non ti dicono mai che vanno volentieri a scuola perché gli piace la chimica o perché. Ti dicono vanno volentieri a scuola perché ci sta il teatro, perché ci faccio, perché c'è il campo sportivo, perché c'è la piscina aperta la notte, perché c'è il caffè, perché, cioè, indicano sempre spazi e tempi terzi. Deve essere visto perché la scuola.
scuola dovrebbe incentivare, dovrebbe stimolare all'utilizzo del libro, a prescindere che sia su carta, elettronico o in qualsiasi altra forma. Purtroppo, per una serie di motivi, non ci riesce, anzi, ottiene esattamente il risultato contrario. Disincentiva la lettura. Disincentiva, fa odiare i libri. È così, cioè, poi è oggettivo. Io so che gli insegnanti diventano furibondi quando si dice questa cosa, no? Perché dice, ma come? Ma come però? Insomma, la realtà è questa, ci piace o no? Ma spesso, proprio perché anche con le migliori intenzioni, il libro viene presentato solo come collegato al lavoro strettamente disciplinare e curricolare, mentre il libro è uno strumento straordinario di apertura anche a interessi totalmente personali. E la biblioteca scolastica potrebbe avere questo ruolo di punto di incontro, fra l'altro, tra informazione più tradizionale, informazione digitale, forma libro, diciamo, incarnata nel libro su carta, e forma libro e altre forme di organizzazione dei contenuti nel mondo digitale. Potrebbe essere un punto di incontro in cui le competenze rispettive si rafforzano a vicenda. Il fatto che manchino nelle nostre scuole delle biblioteche scolastiche funzionanti, secondo me, è uno dei limiti più forti del nostro sistema formativo. Sarebbe l'investimento che con la spesa minore darebbe un ritorno sull'investimento maggiore, se ci fosse un po' di attenzione. Da noi sostanzialmente l'ultima persona, l'ultimo ministro a essersi veramente interessato di biblioteche scolastiche è stato Nuri De Mauro. Nel periodo breve in cui è stato ministro, lui ha cominciato a lavorare subito sulle biblioteche scolastiche. Dopo di lui ci sono state, per carità, qualche altra iniziativa, ma nessuno mai con lo stesso tipo di impegno. Vorrei sottolineare che le regole che sovrintendono alle biblioteche e agli archivi oggi riguardo al Covid-19 sono state codificate nel maggio del 2020 e non sono ancora state aggiornate, no, tanto per dire l'interesse che c'è verso le biblioteche e gli archivi. E in molti casi nelle scuole, abbiamo visto delle biblioteche scolastiche che erano nate da pochi mesi, bellissime, con un piccolo finanziamento che c'era stato nel piano scuola digitale, che sono state smantellate per trasformarle in aule del distanziamento, diciamo, nelle aule. E molte tra le poche biblioteche scolastiche belle che avevamo costruito tra il 2018 e il 2019 sono sparite dal 2020 al 2021. Ecco, tu hai nominato il Covid-19, quindi chiuderei questa nostra conversazione con una riflessione sul fatto che, appunto, durante questo periodo di pandemia il libro è stato una consolazione, sempre anche a vedere, insomma, i dati degli editori che sono estremamente positivi, molto più positivi addirittura rispetto all'anno pre-Covid. Quindi, insomma, vi chiedo solo una riflessione su questo, cioè il libro nei momenti difficili è il bene rifugio? È consolatorio? Beh, in qualche modo lo è stato, poi sinceramente mi è difficile capire se sia stato un modo così per, appunto, per consolarsi di una situazione difficoltosa, oppure per passare il tempo, però insomma è un dato di fatto che quello dell'editoria è un settore che non ha risentito in questo periodo di Covid, anzi ha avuto dei numeri positivi, per cui ovviamente a chi sta all'interno del mondo del libro questo dato fa molto piacere. Ecco, non so, forse magari lo capiremo tra un po' di tempo esattamente perché quale meccanismo abbia funzionato per far sì che i tassi di lettura e di acquisto di libri siano aumentati. Bisogna vedere se è un fenomeno che si trascina e poi va avanti, oppure invece si sgonfia e si torna ai livelli precedenti. Ovviamente bisognerà aspettare un po' di tempo per capirlo. Sì, credo anch'io, bisognerà aspettare un po' di tempo per capire esattamente quali sono le dinamiche e quali sono gli effetti. Il libro è sempre stato un po' un bene, un oggetto informativo anticiclico, cioè in situazioni di crisi, questo, per esempio, molto della conformazione attuale dell'industria editoriale si è costruita nel periodo della crisi del 29, tra il 29 e il 39, diciamo, tra il 29 e il 39 il libro è stato uno dei beni che anticiclicamente è cresciuto, anziché nel periodo della pandemia spagnola, lì è difficile distinguere
qual è l'effetto della pandemia e qual è l'effetto della prima guerra mondiale, però è stato un altro periodo in cui c'è stata una crescita. E alcuni dei meccanismi che abbiamo, che si sono visti storicamente nel periodo della spagnola, sono abbastanza simili a quelli che abbiamo visto durante la pandemia Covid. Io ho l'impressione che, diciamo, le conseguenze, appunto, le valuteremo nel tempo, non sono necessariamente tutte positive. Per esempio, l'elemento del rafforzamento del carattere semi-monopolistico di Amazon c'è stato sicuramente in questo periodo, è un elemento preoccupante. Credo che abbia anche, per un altro verso, contribuito forse ad aumentare le vendite, perché Amazon, appunto, ha una fortissima capacità di costruzione di raccomandazioni, quindi uno va lì per comprare un libro e riesce a vendere comprati due o tre, anche più di quanto non succede in libreria. Questo fenomeno ovviamente succede anche nelle librerie fisiche, ma su Amazon succede, diciamo, dati alla mano, succede anche di più. Questo rafforzamento di Amazon per certi aspetti può essere un elemento problematico per il futuro, non perché di per sé la vendita di libri online sia il male assolutamente, ma perché se è troppo concentrato, se c'è un singolo soggetto troppo forte, ha una capacità eccessiva di influenzare lo sviluppo del mercato e in certi casi anche delle, diciamo, le tipologie di libri che vengono venduti, la circolazione, cioè c'è una capacità di distorsione comunque di flusso sul mercato che negli aspetti pericolosi sicuramente ce l'ha. Vedremo, credo, tra 2 o 3 anni quale sia effettivamente stato complessivamente l'effetto della pandemia. La cosa singolare è anche che in paesi diversi sembrerebbe essere stato abbastanza diverso. In Italia avremmo avuto una crescita, in alcuni altri paesi non è stato così. In alcuni paesi c'è stata una diminuzione molto forte, bisogna cercare di capire quali sono esattamente le dinamiche che ci vuole per l'interno. Va bene, io vi ringrazio, ringrazio Alessandro Marzo Magno, ringrazio Gino Roncaglia e ringrazio voi per averci ascoltato. Grazie. Grazie. Grazie.